Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse alle folle: a chi posso paragonare questa generazione? È simile a bambini che stanno seduti in piazza e, rivolti ai compagni, gridano: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non vi siete battuti il petto. È venuto Giovanni che non mangia e non beve e dicono: è indemoniato. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve, dicono: ecco, è un mangione e un beone, un amico di pubblicani e di peccatori. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta per le opere che essa compie. Fare memoria della rinascita di Cristo in noi ci porta con semplicità a superare quegli atteggiamenti che ci impediscono di fiorire, fra cui sempre più diffuso quello di chi si lamenta sempre di tutto e di tutti, Dio in primis, perché non si occupa di noi o come noi vorremmo. No, non siamo mai soddisfatti, siamo sempre scontenti della vita, della fede, della Chiesa, del nostro parroco, della nostra messa domenicale. Se una messa è curata e orante diventa eccessivamente lunga, se asciutta ed essenziale buttata giù e sciupata. Se il Papa non si pronuncia su una questione è connivente, se interviene è inopportuno. Gesù stesso, con un sorriso amaro, constata l'abitudine degli uomini di fede ad essere sempre irrequieti, come i bambini che non riescono a mettersi d'accordo sul gioco da fare per passare il pomeriggio. L'ascetismo austero di Giovanni è visto come un eccesso, la condivisione gioiosa di Gesù ora è interpretata con moralismo inopportuno e sterile. Quando perderemo l'abitudine di insegnare a Dio cosa deve fare per essere Dio? Quando finalmente sapremo vedere gli aspetti positivi delle persone e accontentarci con gratitudine di ciò che accade, prendendolo come una grazia non dovuta in attesa? Ecco, smettiamola di fare i bambini capricciosi e cominciamo a diventare adulti nella fede. Che dite? Proviamo almeno oggi a vivere il presente sottolineandone la bellezza come se fosse qualcosa di non dovuto, di totalmente gratuito, per imparare a vedere le cose come sono realmente, un dono di cui godere. Dice Papa Francesco: i cristiani tristi sempre criticano i predicatori della verità perché hanno paura di aprire la porta allo Spirito Santo. Vi auguro una buona e santa giornata. Dio vi benedica.